Buongiorno, buon pomeriggio e pure buon. Allora, come avrete già letto dal titolo, ho fatto spaghetti con i carciofi, quelli della Penny, che sono buonissimi. Ma ho fatto una roba semplice, quando bolliva l'acqua gli ho buttato giù un po' di carciofi, gli ho fatto dentro gli spaghetti, scolata, gli ho messo un po' di olio d'oliva, adesso un po' di grana e la pasta è fatta. Una roba proprio casalinga, casalinga, che più casalinga non si può. Buon appetito a me, è domenica. Tanto per... Non sapevo con che condire la pasta, ho detto tonno non mi va. Tonno ho detto non mi va. Cioè i carciofi o i funghi. Buonissima. Buon appetito a chi mangia assieme a me comunque, eh. Volevo ringraziare tante, tante, tutte le persone che mi hanno scritto ieri sotto al video, quelle che mi hanno scritto tantissime in privato, a tanti devo ancora rispondere, una alla volta rispondo a tutti. Vi ho letto tutti sotto, ho cancellato solamente tre commenti che mi sembravano proprio fuori luogo e stupidi perché... Uno che ho cancellato è stato una intelligente che è venuta a dirmi che io mangio perché non lavoro e lei ha un'amica obesa che lavora in un'agenzia di pulizie e dovrei pure io andare a lavorare. Sì. Non gli ho neanche risposto, vi giuro. Non gli ho neanche risposto, ho cancellato. Anche perché poi no, mi viene da ridere che... Sotto agli unici commenti magari che mi danno contro, io per vedere quando c'è un commento che mi va contro, basta che guardo i like. Sotto... Se su 190 commenti ce n'è uno che ha 40 like, sei sicuro che quello è quello negativo. Vi giuro, guardate, non è una bugia, eh. Cioè voi andate a guardare dove ci sono tanti like nel commento, vuol dire che è un commento che mi va contro. Perché a prescindere dalle persone che ce l'hanno con me, no? Anche se ho ragione, vanno proprio sotto a cercare in 190 commenti l'unico che mi va contro per dar ragione a sto qua che mi va contro. Capito? Perché... Una persona intelligente con un po' di sale in zucca, no? Con un po' di intelligenza, non dico tanta, ma con poca, capirebbe anche che quale impresa di pulizia darebbe lavoro a una donna di 55 anni gravemente obesa. Trovatemi voi un'agenzia di lavoro che darebbe lavoro a una di 55 anni e per di più gravemente obesa. Trovatemela, perché poi non ci vuole tanto, ci vuole anche un po' di intelligenza nel capire le cose, no? Ci vuole anche un po' di intelligenza nel capire le cose, che se io nel video ti dico che faccio addirittura fatica a fare i miei di lavori, secondo te io vado a fare quelli degli altri e secondo te alla mia età e col mio peso un'agenzia di pulizia mi assume? Io credo che basti avere un po' di intelligenza, non è che... Non serve avere tanto. Difatti a sta persona manco gli ho risposto, vi giuro, cioè io non perdo più tempo con gli ignoranti. Io quando vedo commenti negativi,
Non rispondo neanche più, non perdo neanche tempo. Li cancello, li banno e via. Non perdo tempo. Un altro che invece li commento, che non l'ho neanche cancellato perché tanto ho detto vabbè, dai. Non è una che mi scrive, ma come una settimana fa facevi il mukbang e mangiavi l'hamburger di McDonald's e adesso parli di dieta? Lì gli ho risposto, se avessi guardato, ascoltato bene il video che ho detto, forse non avresti fatto sto commento, perché se io per tutto il video dico che ho problemi nel gestire le emozioni, nel gestire le abbuffate e tutto quello che ho spiegato, cioè se tu avessi ascoltato il video che ho fatto ieri, non mi avresti fatto una domanda così stupida, non avresti scritto una roba così stupida. Capito, eh. Però per tutti gli altri li ho letti tutti, mi sono rincuorata tra virgolette, non perché mi piaccia il male degli altri, ma però perché ho letto molti molti commenti, anche tanti in privato, che mi avete scritto che vi siete riconosciuti nelle mie parole, cioè che come più di uno mi ha scritto è come che la tua bocca avesse parlato con la mia e con le mie emozioni, perché sono le stesse cose che sto provando e provo io ed ho provato, e mi ha rincuorato perché ci si sente anche meno soli, no? Ci si sente anche meno soli quando sai che qualcuno ha provato e prova le tue emozioni. Perché io non pretendo che tutti mi capiscano, perché è difficile. Tante volte faccio fatica pure io a capirmi. Però almeno non giudicate. Non pretendo di essere capita, ma perlomeno di non essere giudicata, perché appunto solamente chi prova e ha provato quello che sto provando e ho provato io mi capisce. Difatti mi ha fatto tanto tanto piacere che in tanti mi avete scritto che siete contenti se rinizio la dieta come facevo prima, perché così la cominciate assieme a me. Molti mi hanno scritto, molti un po' mi hanno scritto no, non lo fare perché poi saresti mira di persone che poi ti prendono in giro, che vedono il peso, ti perculano e sai quanta cattiveria. Ma a me sinceramente ve l'ho detto che di quelle persone lì non me ne frega niente. Cioè sinceramente anche la prima volta che io ho preso, mi sono salita sulla bilancia e ho fatto vedere il peso, che ero 201 kg. Cioè, sinceramente, non me ne è fregato proprio niente, ma proprio minimamente del giudizio degli altri, proprio niente, perché altrimenti non l'avrei mai fatto, capito? Cioè, se avessi paura del giudizio degli altri, non lo farei, non l'avrei mai fatto, capito? Magari anni fa non l'avrei mai fatto, perché avevo paura del giudizio degli altri. Adesso forse magari da tanti anni che faccio YouTube, che sono sui social, so come funziona, la consapevolezza magari anche dalla mia età, tutte quelle che ho passato, sinceramente a me quello che possono pensare o dire gli altri, da un orecchio mi entra, dall'altro mi esce, capito? Perché tanto cattiverie ne ho ricevute talmente tante nella mia vita che una in più, una in meno ormai mi scivola addosso, capito?
Non me ne frega proprio niente. Se stiamo a guardare, ragazzi, il giudizio degli altri, non ci muoviamo neanche di casa, perché tanto uno che è troppo magro viene visto male perché è troppo magro, uno troppo grasso perché è troppo grasso, se ha il naso lungo perché ha il naso lungo. Capito? È inutile. A prescindere, in questa malata società si viene giudicati. Io tante volte guardo sotto tipo a una Belen, che tutto si può dire, ma fuori che sia brutta o cosa, che capito? E gliene scrivono di tutti i colori, e se è tutta rifatta i labbri così e quell'altra così, e se è troppo magra, bla bla, cioè gliene dicono di tutti i colori, capito? Dai. Perciò se gliene dico con tutti i colori a una così, figurati. A me cosa possono dire? Vado a prendermi l'acqua. Capito? Però per me, fidatevi che il parlare con voi, il confidarmi con voi, il mettermi qua e l'aprirmi con voi e dire le mie emozioni, quello che provo, le mie paure, per me è meglio di una seduta da uno psicologo, vi giuro. Vi giuro. Per me è come andare da uno psicologo, perché io mi siedo qua. Anche ieri, che ho avuto una giornata un po' così, ero un po' demoralizzata per quello che ho fatto il video. Io, quando sono giù così, magari mi viene, è tipo uno sfogo anche mio personale, no? Che di fatti ieri, quando ho registrato il video, vi giuro che lo volevo anche cancellare. Ho detto non lo mando neanche, non lo faccio neanche. Poi dopo ho detto, ma perché? Perché vi giuro per me, no, il mettermi qua seduta e magari quando c'ho una giornata come ieri, no, che ero sola qua a casa, pioveva, il tempo brutto, io demoralizzata su tante cose, su tante questioni, io il mettermi qua, no, e parlare a cuore aperto, senza tabù, senza niente. Per me è come una seduta a psicologo, perché quando vai solitamente da uno psicologo, cioè tu ti siedi e lui ti fa parlare e tu lì dici le tue emozioni, le tue paure, le tue ansie, e io quello che faccio con voi è la stessa cosa, è sedermi qua a cuore aperto e dirvi le mie emozioni, le mie ansie, le mie paure, capito? Tante cose magari me le tengo perché purtroppo siamo in un social. E come ci sono tante persone buone, purtroppo ci sono anche tante persone cattive. Perciò tante cose che magari vorrei dire, fare, non le dico perché appunto c'è la parte cattiva e malata di YouTube che non puoi. Capito? Purtroppo è così. Però fidatevi che per me, tipo ieri, aver fatto il video e poi essere stata lì ad aspettare le vostre risposte, averle lette, cioè poi io stavo meglio, capito? Perché leggo i vostri commenti, tante magari esperienze vostre, mi avete scritto tante esperienze vostre che erano simili alle mie, il vostro esservi riconosciuti in quelle parole che vi ho detto io, nelle paure che ho io, che ho avuto, cioè è un rincuorarsi, no? Perché ti senti meno sola, no? Ti senti, dici vabbè, almeno non sono io, cavolo, che sono stupida, non sono io che sbaglio tutto, cioè.
ci sono tante persone che la pensano e fanno gli sbagli, tipo quando ho detto delle abbuffate notturne, del mangiare, di tutte quelle cose lì, c'è cioè, tantissime persone nei commenti sono riconosciute che fanno la stessa cosa. C'è chi si nasconde di notte a mangiare, c'è chi aspetta che il marito vada a dormire per mangiare, c'è chi mangia di nascosto la pasta avanzata, cioè me ne avete scritto di tutti i colori, capito? Perciò ci si sente un po' meno soli perché dici, cavoli, cioè non sono io allora la matta che fa certe cose, capito? Cioè non sono io la matta. Cioè a me ieri, io non dico nomi, per carità, però mi ha scritto una ragazza, signora di 45 anni, mi ha detto che lei addirittura si nasconde il mangiare dal marito in bagno, nel mobiletto che tanto il marito ha detto non va a guardare. Si nasconde le brioche, le cioccolate lì e quando il marito va a lavoro le mangia, capito? E questo non è da giudicare, non è da giudicare perché una persona se arriva a fare una roba del genere non lo fa perché ha fame, perché ha voglia di mangiare un cioccolatino, lo fa perché psicologicamente ci sono dei problemi alla base, capito? Non si sta bene psicologicamente perché è una malattia. È inutile, è una malattia. Come i drogati si nascondono la droga a destra e a manca. Anche noi tossici di cibo ci nascondiamo il cibo perché l'ho fatto pure io tante volte, ve l'ho detto. Quante volte l'ho fatto io di nascondermi le merendine in camera perché mio figlio non le vedesse, che le trovasse? Quante volte l'ho fatto? Capito? E mi sentivo anormale perché dicevo, ma sono normale che faccio una roba del genere. Poi in tante, senza dirlo, mi dicevano che lo facevano come me l'hanno detto ieri. Perciò ti senti meno sola perché dici, cavolo, non sono malata io, cioè è proprio questa che non va purtroppo, capito? Perché anche a fare la dieta, se non parte dalla testa, è inutile che lo vengano a dire, che vengano a dirtelo in 1.000 persone. È inutile, deve partire dalla tua testa. Se non parte dalla tua testa non fai niente, puoi andare da medici, psicologi, te lo possono dire tutti, però se non è una cosa che parte dalla tua testa, tu non lo farai mai. È inutile. Cioè io sono anni che lo so perché, cioè io tutte le volte che ho cominciato una dieta e che poi ce l'ho fatta perché dimagrivo tanto, c'è cioè anche l'ultima volta che io ho fatto la dieta con voi, che mi sono pesata con voi qua e là, se vi ricordate, avevo perso 28 kg in poco tempo, ma era partito dalla mia testa, capito? Io anni fa che avevo perso quasi 50 kg, che ve l'ho raccontato tante volte, anche lì era partito dalla mia testa e ce l'ho fatta. Capito? Poi dopo si sa che l'obesità è una malattia che c'hai per tutta la vita, perché anche quelli che dimagriscono magri ragionano sempre da obesi. Purtroppo anche io mi ricordo che quando ero dimagrita 50 kg, che ero arrivata ad essere non magra, però non ero pesante quando sono partita come adesso, però era arrivata con quei 10 kg in più che dovevo buttare giù, che poi non l'ho più buttati, però io anche se ero diventata, non dico normo peso, ma quasi, ragionavo sempre da obesa. Io quando andavo nei negozi mi vedevo nello specchio come fossi ancora obesa, capito? Ragionavo ancora come un'obesa, perché purtroppo è così, anche chi dimagrisce ragiona ancora da obeso, perché l'obesità te la porti dietro per tutta la vita mentalmente, anche se tu dimagrisci, è inutile, c'è una cosa che ti porterai sempre, perché ci sono tante, ma tante persone che fanno l'operazione per dimagrire e poi ringrassano. Perché l'operazione sì, ti dà una mano, ti aiuta, però cioè, ti aiuta fino a un certo punto, anche con quella devi fare sacrifici, anche con quella poi se non stai attento ringrassi un'altra volta. Cioè io vedevo passion makeup, anche lei era diventata magra, stava benissimo, adesso è tornata peggio di prima. Ma anche Claudia Di Tomedio, la nostra Claudia Di Tomedio, anche lei ha fatto l'operazione bariatrica per dimagrire, e adesso, come sapete, è ingrassata un'altra volta come prima. Ma ce ne sono tantissimi che fanno l'operazione e dimagriscono, ma poi dopo scatta una roba dentro che ricominci a mangiare e torni come prima. Perché
perché sì che ti tagliano una parte di stomaco, però lo stomaco è come un palloncino, se un po' alla volta continui a buttare dentro, si allarga un'altra volta e diventa come prima, capito? E torni a mangiare e come prima e diventi come prima, capito? Perché purtroppo l'obesità te la porti dietro per sempre, è come l'ansia e gli attacchi di panico. Possono passarti e non averli per anni, però sono sempre dietro l'angolo. Io quella volta lo psicologo ve l'ho detto tante volte cosa mi ha detto, che l'ansia, come la depressione, come gli attacchi di panico, arrivano con l'aereo e se ne vanno via a piedi. Io è una cosa che vi ho sempre raccontato perché mi è sempre rimasta impressa, che la prima cosa che mi ha detto lo psicologo è stata questa. Signora, l'ansia, panico, depressione arriva con l'aereo ma se ne va a piedi. Capito? Perché io quando gli avevo detto ma guarirò, mi passerà, e lui mi ha risposto questo. Mi ricorderò sempre le sue parole, e difatti è stato così, perché per carità io sto anni anche senza avere un attacco di panico o ansia, però dopo dietro l'angolo c'è sempre l'agguato, che magari quando pensi di dire sono guarita, sto meglio, ta-tan, che ti viene fuori ansia, panico, depressione, ti viene fuori tutto, capito? Perché purtroppo non si guarisce mai del tutto, è sempre dietro l'angolo, capito? Bisogna sempre stare attenti. E così la dieta, uguale. Vabbè, ho parlato anche troppo, 21 minuti, vabbè, scusatemi le chiacchiere, sapete che sono logoroica, io starei qua altri 21 minuti a parlare, perché avrei tante cose da sfogarmi, di dire, di parlare, ma magari un po' alla volta. È che non voglio essere noiosa, capito? Perché voglio portare un po' di allegria, come ho sempre fatto, un po' di spensieratezza, e non voglio ammorbarvi e rompervi le palle con la dieta, con le mie paranoie, con le mie paure, capito? Ci sta una volta ogni tanto, però veramente non voglio rompervi le palle con le mie magagne, ecco. Vi mando un bacio formato famiglia, vi do appuntamento alla prossima e se vi va come sempre lasciatemi un like. Ciao a tutte e grazie ancora di tutto l'aiuto, i messaggi, i like che mi hanno fatto tanto piacere perché mi hanno fatto sentire vicina a voi. Grazie mille.